I guai della Francia si riflettono sulla fiducia dei consumatori. Due settimane dopo il ritorno del paese in territorio recessivo, l'indice di maggio è crollato ai minimi dal 1987. Un'altra tegola sulla testa del governo di François Hollande, che ha appena presentato una serie di riforme per il mercato del lavoro. Tra queste c'è anche la maggiore facilità di licenziamento e gli ultimi numeri dell'Istituto Nazionale di Statistica confermano i timori con cui le famiglie francesi guardano al futuro. La maggioranza è convinta che la disoccupazione crescerà oltre l'11%.